La richiesta di andare via è irricevibile, così inizia il suo lungo discorso Rosario Crocetta in assemblea regionale, un intervento durato circa un'ora dove il governatore siciliano ha chiarito la vicenda degli ultimi giorni. Dopo lo sconforto ho capito che il mio silenzio e le mie eventuali dimissioni venivano interpretate come segno di ammissione di colpa. Ho deciso di riprendermi il diritto alla parola per contribuire alla ricerca della verità e mi sono messa al lavoro poiché questo è il ruolo di un uomo delle istituzioni, che non si può far abbattere pure davanti agli infami più terribili e agli attacchi più violenti e strumentali. Mi sono rifiutato di offrire le carni in pasto a famelici e le braccia carnefici. Io sono certo che tutto questo passerà alla storia come una storia infame, la vicenda di poteri occulti che minacciano la democrazia e di una parte della politica che non riesce a difendere gli uomini delle istituzioni anche laddove essi non siano responsabili dei fatti per i quali li si accusa. L'opportunismo mediatico sembra oggi prevalere rispetto alla cautela istituzionale che contraddistingueva la politica di un tempo, laddove gli uomini di governo raramente esprimevano giudizi se non in presenza di fatti gravi accertati e conclamati. I falsi scoop non possono decidere le sorti dei governi e non è assolutamente in discussione la possibilità da parte della stampa, anche in modo feroce, la politica. Rivendicare l'autonomia della politica significa dare certezza ai cittadini che i governi non vengono decisi da pochi individui, ma dall'esercizio libero del gioco democratico. E tutti quanti noi abbiamo il dovere politico, giuridico e morale di affermare tale diritto, a volte persino in presenza di un massacro evidente, di una manipolazione sapiente della realtà. In questo paese si deve decidere se la bufala cattiva di un giornale debba essere la verità o quella che viene dall'attenta valutazione della magistratura. A tutti è evidente che quell'intercettazione non c'è. Non posso dimettermi. Io non sono interessato né a poltrone né a carriere politiche future. 2 anni e mezzo di martiri e attacchi sono sufficienti a togliermi la voglia. In questi giorni ho ricevuto attacchi e solidarietà insospettabili. Solidarietà di amici ed avversari e attacchi di fuoco amico e anche di qualche avversario. I manager della sanità sono stati selezionati da una commissione composta da un magistrato, da un rappresentante dell'Agenas e da un professore della Normale di Pisa, che ha selezionato una lista ristrettissima di poche decine di persone. La legge ci dava un'ampia possibilità di scelta ed era parere persino del Parlamento di poter nominare, scegliendo dentro una lista di centinaia di persone. Non l'abbiamo fatto e potevamo decidere chiunque all'interno di 300, una lista di 300 persone. Non l'abbiamo fatto. Riguardo a Tutino, lo frequentavo esclusivamente quasi ogni 15 giorni nel suo studio medico, dove venivo accompagnato e la scorta rimaneva nello studio dalla mia scorta. Tutto è chiaro, conversazione e quant'altro. Nello studio con me salivano sempre appunto gli uomini di scorta. Io non mi dimetto. È inaccettabile che io mi possa dimettere sulla base di motivazioni inesistenti. Non credo che questo sia il momento di discutere sulla politica del governo. Non mi dimetto, poiché io non sono un irresponsabile e non voglio lasciare decine di migliaia di lavoratori senza lavoro.
divisa salario. Nessuno si illuda che l'eventuale fallimento della Sicilia non tiri dentro il bilancio dello Stato. Non posso dimettermi, perché sono garante dello Statuto e sono un uomo fedele alla Costituzione, che fa il proprio dovere, qualvolta facendo anche degli errori, in buona fede, come può accadere a tutti gli esseri umani, errori che sono disponibili a ammettere e per i quali vi chiedo scusa, che hanno utilizzato qualche mia ingenuità. Io non credo sinceramente che possano esistere uomini di destra o di sinistra che possano rendersi complice di tanta infamia e di tanto massacro. Però accettare questo gioco infame, a questo io non ci posso stare e non vedo che ci possa essere un Parlamento che ci possa stare. Perché